Allora adesso cerca con tutta la tua forza, con tutta la tua forza di volontà di fare un salto adeguato. E di superare ste merdate qua. Almeno la telecamera deve essere adeguata in questi casi. Ecco, accediamo al nascondino segreto. Cosa nasconderà? Laggiù, eccolo! Eccolo là. E qua? Dove siamo? Vediamo un po'. Un bel giardinetto. Eccoci qua. Eccoci qua. E poi? Altre sgorbi. Lorenzo! Porca vacca! Qualcuno trovi il modo di entrare da dentro! Avete sentito? Voi due trovate una scala. Hola. Come al solito devo fare un percorso platform da panico per riuscire a raggiungere una leva che apre il secondo percorso platform che apre quello, la. Che cosa fanno con quella scala? Ne sono certo. Ricordate i miei Vai, attacca! Vai, continua a mazzulare! Continua a sferragliare! Continua a incularlo in questo modo, sì! Minchia che rottura di palle. Allora, qua è adesso il percorso. Come procediamo qua? Ah, di qua? Ok. Questo è il suo letto, il letto di Lorenzino. Che bel lettino. Oh! Facciamo un'immagine? Ok. Pieno di quadri, pieno di decorazioni ovunque. Questo bello studiettino qui, queste belle pergamene, belle ordinate. Un ordine stratosferico, tutto gettato lì alla cazzo. Ok. Adesso però cerchiamo di andare di sopra. C'è qualche appiglio, qualche qualcosina. C'è niente. C'è un solito caminetto. Ah, eccolo qua. Saliamo. E qua. Ah, così. Bella. Vai. Ah, in questo modo qua? Aspetta che... Allora, fai l'uomo serio. Ah, sopra il baldacchino qua, bella. Allora, vediamo un pochino se riesce a fare un salto adeguato. Bella, ok. Vai con la leva. Ti pareva? Non è che mi apre una porta, no? Una porta sotto. Vai sul baldacchino. Vediamo se riesce. Però sti cazzi. No, aspetta un attimo. Ah, sti cazzi? Direi proprio di sì. No. Ok, ma cosa ha aperto alla fine?
Ah, mi ha aperto quella cosa lì? Ok. Quindi sempre da qua. Vediamo se si riesce a fare un'azione degna di Ezio, auditore. Bravo Ezio, vai. Vai, bravo, grande, grande, ok. Mi ero visto un po' nella cacca lì però. Ce la si è fatta, ok. Scendiamo un pochino. Ah, di qua. Questo sarebbe il nascondiglio segreto. Vediamo. Sta indietro. Abbassate la spada, signor De Medici. Ezio, auditore. Sono io. Mi hai salvato di nuovo. Prima mi entrano in chiesa, ora in Darò casa. Darò loro la caccia. Non si avvicineranno mai più a voi. Guardati intorno. Questa è una delle mie stanze del tesoro. Puoi prendere tutto ciò che vuoi. La mia vita vale assai di più delle monete d'oro. Confido che i miei appartamenti... Sì, signore. Grazie per questo graditissimo dono. Devo andare, ma tornerò da voi quando tutti i pazzi saranno morti. Ah, ok. Non dimenticherò ciò che hai fatto per me. Buona fortuna. Bella. Grande! Allora, cos'hai combinato, Lorenzino? Ah, mi ha lasciato un po' di grana? Oh, almeno qualcosa. Vediamo, depreda, non è depredare questo. Questo è un dono, no? Sì, ma 250 fiorini, il cazzo! Altri 250 fiorini? Cioè, mi sono fatto il culo per arrivare fino a qui e mi dà 4 casse del cazzo con 250 fiorini CAD del cazzo. Oh! Allora, prendi per il culo con tutta la grana che hai. Guarda che cazzo di palazzo qua, tutto d'oro, Dio fa. Pieno di dipinti rari ovunque, in ogni dove, pieno di decorazioni, pieno di ricchezze. E lui cosa fa per ringraziarmi? Mi dà 4 casse del cazzo con 250 fiorini cada una. Allora, va bene che è un DLC raro, va bene che è un contenuto speciale della Black Edition. Però almeno, non so, che me ne faccio di 250 fiorini, di 250x4 quando ho 267.919 fiorini? Dammi un'armozza, no? Dammi un'armatura, dammi qualcosa di speciale. Vabbè, comunque adesso ti ringrazio lo stesso che mi ha fatto fare questa parte qua. Adesso me ne posso andare. Me ne vado, va. Questa? E cos'è quella? E cos'era quella roba lì che mi hai dato? Facciamo una foto da Lorenzino. Vai, ci facciamo una foto. Oh. Aspetta, mi metto un attimo in posa insieme a Lorenzino. Oh, girati. Oh. Cazzo fai? Sì, vabbè. Va bene così, va. Ok. Cheese! Ok, la foto è fatta. Poteva stare un po' più avanti, no? Cosa fa? Si gira? Ah, va bene. Vabbè, ti saluto, Lorenzino. È stato un piacere conoscerti, è stato un piacere pararti il culo. Ok. Bella.